cultura della preservazione della fertilità, ormai consolidata in paesi come la Spagna e il Regno Unito, inizia a diffondersi anche tra le donne italiane, che danno sempre più importanza al prendersi cura della propria fertilità, della propria capacità riproduttiva. Lo dicono i numeri delle richieste del social freezing, la tecnica di congelamento degli ovociti, raddoppiate nella primavera del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Se ne è parlato a Roma in occasione della presentazione del FertiCheck, iniziativa di sensibilizzazione sulla fertilità organizzata dal gruppo General Life. Ma che cos'è esattamente il social freezing? In che cosa consiste? Lo abbiamo chiesto al professor Filippo Maria Ubaldi, presidente della Società Italiana di Fertilità e Sterilità Medicina della Riproduzione SIFES e anche direttore scientifico dei Centri di Medicina della Riproduzione General Life. Il social freezing è una procedura che consiste nel prendere e collezionare, prelevare le proprie uova dopo stimolazione ormonale per poterle utilizzare nel caso in cui la donna non riesca ad ottenere una gravidanza spontaneamente successivamente con tecniche di fecondazione in vitro. In America è estremamente diffuso, nel vecchio continente un pochino meno, in Italia ancora meno che nel vecchio continente. Ci vuole un'informazione che la fertilità della donna non è un qualcosa che si può decidere e una volta deciso si può ottenere sempre e comunque, e se non ci si riesce si ottiene con la fecondazione in vitro, e la donna ha fisiologicamente un tempo per riuscire ad ottenere una gravidanza, quindi se questo tempo passa diminuiscono le probabilità e quindi è bene cercare di mettere da parte le proprie uova. In uno studio ormai di un pochino datato, però è uno studio epidemiologico importante francese, ha fatto vedere come la probabilità di non ottenere una gravidanza in funzione dell'età in cui si inizia a ricercare la gravidanza aumenta con l'aumento dell'età della donna. Chi cerca una gravidanza a 40 anni o dopo i 40 anni, il 35% delle donne non otterrà una gravidanza, quindi una donna su tre rimarrà priva di figli. È fondamentale cercare di rimanere in gravidanza prima possibile. Se questo non è possibile per diversi motivi, allora è bene mettere da parte i propri ovociti, in modo tale che quando sarà il momento, se la donna non avrà ottenuto la gravidanza, invece che far ricorso a una nuova donazione di ovociti di donne, di altre donne, potrà utilizzare i propri ovociti. Farsi portavoce del messaggio di sensibilizzazione, di importanza di preservare la propria fertilità è Matilde Gioli, nota al grande pubblico per aver interpretato la dottoressa protagonista della serie televisiva Rai Doc nelle tue mani con Luca Argentero. Matilde Gioli ha 32 anni e non nega di iniziare a pensare alla propria maternità in attesa di capire quando sarà possibile per tutte le sue esigenze lavorative, e quindi di conseguenza inizia a pensare a come preservare la sua fertilità in modo da essere pronta quando poi vorrà e potrà diventare mamma. Sentiamo perché ha scelto di fare la testimonial per questo importante messaggio. Mi piace sposare cause, iniziative che hanno che colpiscono me in primis personalmente, proprio anche un po' le mie sensazioni, i miei sentimenti. Questa tecnica di cui io non ero a conoscenza è uno strumento importantissimo per innanzitutto per preservare come donne la nostra capacità riproduttiva, che è un valore importantissimo. E prima parlavo anche dell'aspetto positivo e propositivo, non solo appunto dell'evitare danni e malattie, ma anche incentivare il nostro arricchimento del futuro, delle nuove generazioni, quindi un atteggiamento anche appunto aperto a un futuro migliore. E poi perché sono anche in una fase della vita in cui è un argomento caldo e perché sono convinta che spesso manchi la giusta comunicazione, non che sia io a farla, però secondo me è importante coinvolgere figure che vengono da altri campi per diffondere al meglio possibile il messaggio.
Io personalmente ho potuto usufruire di queste informazioni in poco tempo, ma spiegate nel modo corretto arrivano subito. Quindi è vero, ci sono dei termini tecnici complicati, non, è un argomento complicato, ma spiegato nella maniera corretta può permettere di, in breve tempo, di far arrivare informazioni corrette, approfondite anche alle giovanissime. Negli ultimi 2 anni il social freezing è iniziato a diffondersi maggiormente anche tra le donne italiane, che quindi cominciano ad essere più consapevoli di quanto sia importante appunto preservare la propria fertilità. E ascoltiamo allora la dottoressa Laura Rienzi, embriologa clinica e direttore scientifico di General Life. Sebbene rileviamo che sono relativamente poche le giovani donne che oggi richiedono di preservare le loro uova per una futura maternità, nei primi 6 mesi di quest'anno abbiamo visto un raddoppio rispetto all'anno prima nei nostri centri. Quindi questo è veramente incoraggiante e questa informazione sta cominciando ad arrivare alle giovani donne. Nei nostri centri, se avevamo fatto 85 crioconservazioni, quindi preservazione della fertilità, nel 2019-2020 lo lascerei un attimo da parte perché sappiamo bene che ha avuto, diciamo, una chiusura dei centri, insomma, un percorso molto più difficile dovuto alla pandemia. In questi primi 6 mesi del 2021 addirittura sono state quasi 80 le donne che hanno preservato dei loro ovociti presso i nostri centri. Poter accedere agli ovociti deve passare attraverso un percorso medico importante. Prima di tutto un'anamnesi clinica, capire qual è il suo stato di salute, cosa potrebbe comportare preservare, fare una stimolazione ovarica e una preservazione della fertilità. La tecnica in sé è banale, anche se si parla di bombardamenti ormonali, stimolazioni, in realtà l'effetto è di pochissimi giorni. Oggi ci sono dati di letteratura molto consolidati che dicono che non ha effetti a lungo termine, ci sono circa 10-12 giorni di punture per stimolare le ovaie a produrre più ovociti, un piccolissimo intervento chirurgico a bassissima invasività, transvaginale, non ci sono cicatrici, si dorme, quindi non si ha nessun dolore, il dolore non fa parte di questa procedura ed è un intervento in day hospital, quindi si ritorna subito a casa la sera stessa della preservazione. Secondo me tutte le ragazze dovrebbero prima di tutto fare una valutazione della propria fertilità, perché non tutte le 25enne hanno lo stesso tempo per la riproduzione. Quindi il primo step è andare da uno specialista e fare una valutazione della propria riserva ovarica e dei propri rischi riproduttivi. A quel punto si può fare una scelta ponderata, non si ha solo 25 anni per conservare le uova, si può anche spostare a 30-32 anni se si è in una condizione ideale, cioè una riserva ovarica normale, nessuna condizione patologica. Quindi a 25 anni una donna dovrebbe fare prima di tutto una valutazione della propria fertilità, conoscere qual è la propria capacità riproduttiva, essere informata sul fatto che non si possono avere bambini a tutte le età e che non vorrei mai fosse la quarantenne che oggi ricerca la gravidanza in modo disperato. E poi ponderare la possibilità che a 30 anni, 32 anni, intraprendere questo percorso per mettere da parte un tesoretto, una possibilità in più. Non è una garanzia assoluta perché la biologia e la medicina non dà garanzie assolute, ma una reale, concreta possibilità in più che se la vita dovesse portare a traslare il suo momento di riproduttivo dopo la finestra che la natura ha pensato per noi, ha questo tesoretto in più che garantisce anche minor rischi genetici per il bambino che andrà a concepire, quindi anche in visione della salute del bambino stesso. Insomma, la maternità va protetta, va preservata con largo anticipo, quasi programmata, mettendo da parte una sorta di tesoretto, possiamo dire, degli ovociti, se non si ha la possibilità di diventare madri nel momento in cui ci si trova e neppure a breve termine. Non dimentichiamo che le numerose difficoltà del mondo del lavoro, ma anche la mancanza di un adeguato sostegno sociale per le donne, per le mamme che lavorano, è tra i fattori che spingono le donne a rimandare la propria maternità, quindi ad arrivarci sempre più da adulte, con tutte le conseguenze che questo comporta. Informare le giovanissime sull'importanza quindi di preservare la propria fertilità è davvero importante, soprattutto perché l'Italia è oggi tra i paesi con una denatalità enorme, e quindi il messaggio forse arriva ancora di più se a portarlo è una testimonial, come appunto l'attrice Matilde Gioli, che si mette in gioco in
prima persona con la sua simpatia, la sua empatia, raccontando sensazioni, pensieri, anche sogni che, nei quali ogni trentenne, ogni ragazza, ogni donna può immedesimarsi. Sentiamola al microfono di Medica TV. Stiamo lavorando sulla seconda stagione di Doc, dove appunto ci sarà la dottoressa Giulia Giordano, ci sarà sempre cresciuta. Abbiamo un sacco di casi interessantissimi da raccontare, siamo rafforzati dal successo e dall'affetto delle persone che ci hanno sostenuto, che ci hanno guardato. Ho in uscita anche degli altri lavori che invece sono film, lungometraggi, che andranno al cinema, su Netflix, quindi insomma è un periodo veramente molto ricco, che però appunto mi ha fatto pensare, a proposito di questo argomento, mi ha fatto pensare che però a me piacerebbe poter combinare appunto le due cose, quindi un lavoro così precario, per cui è importante salire sul treno quando passa, ma anche la possibilità di una maternità. È molto difficile lasciare messaggi perché sembra sempre che ci sia la pretesa di insegnare qualcosa. Questo assolutamente no. Vorrei dirvi di continuare a investire sulle vostre capacità, sui vostri talenti. Ascoltatevi, tutti noi abbiamo dei talenti. A me è successo di scoprirlo per caso, quindi forse perché non ero in ascolto. Quindi mettiamoci in ascolto delle nostre passioni, di quello che riusciamo a fare. La strada è difficile, ma insistendo con lo studio, e anche con uno stile di vita, ne abbiamo parlato prima, cioè lo stile di vita sano, corretto, aiuta anche nell'ambito lavorativo ad arrivare dove vogliamo arrivare.